Sanremo 2019 canzone, cantante, artisti, Claudio Baglioni, Festival Sanremo 2019 canzone. Sono state annunciate le canzoni che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2019 in programma dal 5 al 9 febbraio 2019 al Teatro Ariston della città ligure. 24 testi che si contenderanno la vittoria finale, conquistata lo scorso anno dalla coppia Ermal Meta Fabrizio Moro con Non ci avete fatto niente. Sanremo 2019 cantante, i nomi e le canzoni. Di seguito l'elenco completo delle 24 canzoni del Festival di Sanremo 2019 senza farlo apposta. Federica Carta e Shed un po' come nella vita, Patti Pravo e Briga i ragazzi stanno bene, Negrito Argento Vivo, Daniele Silvestrisolo una canzone, Exo Tagoro Rolls Royce, Achille Lauro Mi sento bene, Arisa Aspetto che torni, Francesco Renga per un milione, Boom e Deba un'altra luce, Nino D'Angelo e Livio Cori, Mahmoud vincitore di Sanremo Giovani l'ultimo ostacolo, Paola Turciabi cura di me, Simone Cristicchi l'amore è una dittatura, Zen Circus le nostre anime di notte, Anna Tatangelo cosa ti aspetti da me, Loredana Bertè la ragazza col cuore di latta, Dirà mai i tuoi particolari, Ultimo mi farò trovare pronto, Dov'è l'Italia, Motta musica che resta, Il volo rose viola, Gemon, Einar vincitore Sanremo Giovani le canzoni di Mahmoud ed Einar, vincitori di Sanremo Giovani, non sono ancora state annunciate Sanremo 2019 canzoni, quando va in onda il Festival della Canzone Italiana va in onda, in prima serata, da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio 2019. La kermesse viene trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in diretta radio su Rai Radio 2. Non è ancora stato precisato l'orario della messa in onda. Ogni anno però, anche a causa dell'alto numero di cantanti che devono esibirsi, Sanremo inizia sempre un po' prima rispetto alle normali trasmissioni della sera. Sanremo 2019 canzoni, streaming e diretta TV. Il Festival di Sanremo viene trasmesso ogni sera, da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019, in prima serata su Rai 1. L'evento, in chiaro e in diretta, è completamente gratuito. Per chi non avesse la possibilità di vedere il festival, ci sono diverse strade alternative guardare lo spettacolo in streaming. Grazie alla piattaforma RaiPlay, anch'essa completamente gratuita è necessario però registrarsi, oppure tramite la diretta radio di Rai Radio 2. Su RaiPlay, inoltre, nei giorni successivi alla messa in onda è possibile rivedere in differita le puntate intere di Sanremo, oltre a singole clip.